Brevemente, solo proprio per fare un saluto, fare un incoraggiamento a Diana per questa importante sfida e avventura che sta per affrontare. Un ringraziamento al circolo del Partito Democratico Colleferro, che questa sera mi ha invitato come militante del partito e come sindaco della città di Carpineto. Ho accettato l'invito ben volentieri di stare qui questa sera a presentare la candidatura di Diana per le primarie di Colleferro. Colleferro è la città importante, è una città che ha un ruolo proprio baricentrico di tutto quanto il territorio, sia dei Repini che della Valle del Sacco. Sicuramente questo metodo delle primarie è il metodo giusto per poter ripartire con la politica in una città che in questi ultimi 20 anni ha solo subito una gestione veramente molto parziale e particolare da parte di un centrodestra che non ha dato delle prospettive un futuro a Colleferro, e allo stesso modo non è riuscito a dialogare per niente con tutto quanto il territorio, con i Repini, quindi con Carpineto, con Gorga, con Monteranico, con Segni. La sfida è proprio questa, quella di riavere una città che possa dialogare con tutto quanto il nostro territorio, con tutto quanto il comprensorio, di avere il Partito Democratico al governo di questa città, far ritornare Colleferro ad essere una città di centro-sinistra. Sicuramente con Diana Stanziani, con la sua competenza, la sua passione, con la sua militanza, tutti quanti gli anni che Diana è stata segretario prima del partito, poi militante del Partito Democratico, ha avuto incarichi anche a livello provinciale, a livello regionale, la sua competenza e la sua passione per la politica potrà far bene per Colleferro e per i cittadini di Colleferro. Quindi in bocca al lupo a Diana, in bocca al lupo al Partito Democratico, e speriamo che nelle elezioni di maggio Colleferro possa ritornare al centro-sinistra e al governo della città. Grazie.